durante la trasmissione Calciomercato l'originale, il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, ha fornito alcuni aggiornamenti importanti sul mercato del Napoli che è in fermento. Primo colpo Rafa Marin. Di Marzio ha rivelato che il primo colpo della campagna acquisti del Napoli è Rafa Marin, che effettuerà le visite mediche prima del ritiro della squadra. Inoltre, il club azzurro sta monitorando la situazione di Leoni della Sampdoria, per il quale i Liguri hanno fissato un prezzo di 5 milioni di euro. Sia il Napoli sia l'Inter sono interessati a questo giocatore e valutano l'opzione di acquistarlo e lasciarlo in prestito alla Sampdoria. In particolare, il club di De Laurentiis sarebbe disposto a lasciarlo in prestito ai blucerchiati per 2 anni. Non si molla. Buongiorno. Un altro obiettivo del Napoli è Alessandro Buongiorno, considerato la prima scelta per rafforzare la difesa. Il Napoli ha presentato un'offerta al Torino di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, ma il presidente del Torino, Urbano Cairo, chiede 35 milioni di euro più ulteriori bonus. Anche se la trattativa potrebbe richiedere tempo, Di Marzio ritiene che la differenza tra domanda e offerta possa essere colmata. Alessandro Buongiorno è sempre la prima scelta del Napoli.